Che cosa stava facendo? Era in pellegrinaggio lungo il cammino. Percorreva la strada che conduce a Santiago. Persone di ogni estrazione sociale, fede ed età decidono di percorrere quel cammino che dai Pirenei francesi conduce a Santiago de Compostela. Da oltre 1000 anni si percorrono 800 chilometri da est a ovest nel nord della Spagna. A noi credenti è stato insegnato che le spoglie di San Giacomo, l'apostolo di Gesù, riposano a Santiago. Così andiamo in pellegrinaggio. Ed era questo che faceva suo figlio Daniel. Come mai era da solo? Molti scelgono di partire da soli. Il cammino è un viaggio molto personale, Monsieur Avery. Quella è la conchiglia. È il simbolo dei pellegrini in viaggio. E questa è la credenziale di Daniel per il cammino. Deve essere timbrata ogni tappa importante durante il percorso che attraversa la Spagna. Il primo timbro si mette qui, a Saint-Jean. Buon cammino. Merci. Quando si arriva alla meta, la credenziale deve essere come questa. Ho percorso il cammino fino all'Oceano Atlantico 3 volte, andata e ritorno. E per il mio 70° compleanno lo farò ancora. Se Dio vorrà, ovviamente. Daniel era il mio unico figlio. C'è la possibilità della cremazione, se pensa che questo possa renderle più semplice il rimpatrio dei suoi resti.